Io trovo paradossale pensare di poter aiutare chi ancora deve venire in Italia rispetto a chi è già sul suolo italiano. È una follia, mi sia consentito. Quindi Qual è io il da paese del questo. mondo che ospita più profughi? No, Scusi, io non so, la scuola nel senso che questo aspetto qui non dipende mi perdoni, lei dalla ho capito che la possibilità. sua mission è salvare la No, gente del no, mondo no, e allora, le dico bravo, non le dico che io lei il non ho suo lavoro è bisogno sbagliato. del bravo Va da bene. parte sua. Allora, Io le se gli dà dico. fastidio non gli dico No, no, non niente, mi dà neanche fastidio, però le sto dicendo che non possiamo basare l'aspetto sul fatto che noi abbiamo la disponibilità economica senta, per accogliere quando, ad c'è un problema esempio, di il fondo. Pakistan ospita 1.700.000, Senta, c'è un problema di diciamo, fondo. profughi. Per lei, chiunque fa domanda di rifugiato politico è un profugo. No, Per me, assolutamente non ho detto allora, questo. no, lei sostiene questo No, no, non perché ho detto io le sto questo. dicendo che Possiamo anche laddove mandare indietro la io, allora ho registrazione. capito male. E mi permetto di dire, e concludo il mio ragionamento, che noi oggi come oggi in Italia non abbiamo né una legislazione forte, perché la Bossi-Fini andava modificata, ma come punto di partenza. Non andandolo a cancellare come sta facendo il Parlamento oggi, che di fatto va a rendere le maglie ancora più larghe. Sul problema del welfare bisogna essere onesti, bisogna farsela finita di prendere in giro la gente. L'Italia non ha più le risorse economiche per dare welfare a tutti, quindi dobbiamo dare il welfare a chi già vive in Italia da anni e ha un radicamento territoriale. Poi se esso è cittadino italiano, comunitario, o comunitario o non comunitario, ma radicato, ha dimostrato un radicamento, anche perché, e mi si perdoni, la cittadinanza. Allora, la cittadinanza. L'Italia è un paese dove è più complicato prendere la cittadinanza, ma dove praticamente è più facile che chi non è cittadino italiano prende tutto uguale come un cittadino italiano. Altri paesi invece che cosa fanno? Danno la cittadinanza in maniera più semplice, ma sono rigidissimi sulla legislazione di controllo. Tu in Australia o in America, quello che accade in Italia, altro che Questo è un Caritas, problema italiano, non è un problema la dell'immigrato. Caritas non ne vedrebbe uno di quelle persone se fosse in America o in Australia. Perché? Perché c'è una legislazione molto più Ma rigida e c'è un siamo controllo più. d'accordo, chiamiamo l'italiano, non chiamiamo Io l'immigrato. dico questo. Il buon compromesso è una cittadinanza che sia prendibile senza lungaggini ulteriori di burocrazia, cioè la legge dice 10 anni, quindi se uno la prende in 20 anni c'è qualcosa che non va. Ma se guardiamo la legislazione, cioè chi si comporta male in Italia ed è italiano deve finire in carcere, chi si comporta male in Italia e non è italiano se ne deve andare. Questo accade nei paesi civili. Oh, il problema non è il numero, è il principio. Noi, qui so che ti piacciono le frasi, l'hai detto anche prima, c'è una bellissima frase di uno scrittore svizzero sull'immigrazione svizzera negli anni Ottanta e anche fatta da molti italiani, che viene citata e poi ripresa, anche oggi dagli italiani nei confronti degli altri migrati, che dice: «Volevamo braccia, sono arrivati uomini». Cameo di Bertolt Brecht, Nessun uomo è un'isola, e con questo poi lanciamo la sigla. Prima vennero a prendere gli zingari e fui contento perché rubavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e tacqui perché mi erano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti e io non parlai perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me. Ma non c'era rimasto più nessuno a protestare. Punti di vista torna venerdì prossimo.